Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Giancarlo, subito un parere sul gold. Guarda che trend negativo, sta arrivando a meno 0,54, batte il giornaliero. Nel weekly perdiamo lo 0,57, a livello annuale meno 0,8,71 e semestrale meno 5%. Qua è solamente un trend negativo. Dov'è che si può trovare veramente un supporto per avere qualche almeno percentuale verde? Ma Alex, ho seguito con interesse l'intervento di Antonio Landolfi prima, che ha dei target ribassisti abbastanza importanti sull'oro, e se questo si avverasse, significherebbe apprezzamento ulteriore del dollaro da questi livelli, visto e considerato che l'oro è ormai da molto tempo strettamente correlato all'andamento del biglietto verde. Sappiamo benissimo però che in questi casi basta un nulla per poter far cambiare focus al mercato e ribaltare completamente la situazione. Per cui non sono così pessimista come Antonio, tuttavia dobbiamo prendere atto che tecnicamente la situazione non è rose e fiori, insomma. L'oro ha cominciato a capitolare nel momento in cui ha perso quota 1.300 dollari per oncia. C'era stato un lungo trading range fra 1360 e 1300, e da lì è cominciato un ribasso che ha attraversato i mesi estivi. Negli ultimi tempi, e cioè a partire dall'inizio del mese di agosto fino ad oggi, in realtà la volatilità è scesa ulteriormente, insomma già non alta in precedenza, e al di là dell'affondo quasi a 1160 dollari per oncia verso metà agosto, recuperato prontamente, tra l'altro, non abbiamo degli spostamenti significativi di prezzo. Oggi l'oro è in ribasso di circa 6 dollari e qualcosa, ci avviciniamo di nuovo a 1190, tutto questo in correlazione stretta appunto con il dollaro. E allora ciò che dobbiamo andare ad esaminare è cosa potrà fare la Banca Centrale Americana nei prossimi appuntamenti, fermo restante l'aumento dei tassi ormai scontato per il mese di settembre. Bisognerebbe interrogarsi su quanto tempo e fino a che punto gli Stati Uniti saranno disposti a vedere apprezzare la propria moneta un po' contro tutti, a discapito del loro livello di esportazioni, che già sta subendo, insomma, un po' di danni dovuti alla guerra commerciale in atto fra Stati Uniti e Cina. Sappiamo che il gigante asiatico è un grande importatore dagli Stati Uniti, soprattutto di materie prime, e quindi bisogna considerare tutti questi elementi. Tra l'altro, gli Stati Uniti non sono solo in guerra commerciale con la Cina. È stato lanciato l'attacco frontale al settore automobilistico per quanto riguarda l'Europa e in particolare la Germania. Alluminio ed acciaio un po' su scala globale, la corsa speculativa alla vendita della lira turca. La Turchia sappiamo che importa cotone ed anche altre commodities dagli Stati Uniti. Insomma, in questo momento si stanno rendendo meno competitive alcune valute, ma sappiamo che il mondo intero, al di là della svalutazione dei paesi emergenti degli ultimi tempi, ricordiamo anche il real brasiliano che è diverso tempo che si svaluta, dicevo, al di là di questo c'è comunque un interesse da parte degli Stati Uniti a non trovarsi da soli con il cerino in mano, con la valuta più forte di tutti, anche perché si penalizzerebbero major molto importanti anche per quanto riguarda il settore, per esempio, dell'elettronica. E allora potrebbero esserci improvvisi capovolgimenti di fronte nel momento in cui gli Stati Uniti, per esempio, fermassero l'aumento dei tassi nell'ultima parte dell'anno, cosa a mio avviso molto probabile. Trump ha dato già il suo parere in merito, ha detto che aumentare i tassi troppo velocemente potrebbe nuocere all'economia americana, che ha fatto insomma già tanto alla fine del 2017, inizio 2018, con un'enorme riforma shock fiscale, bonus elargiti ai lavoratori delle grandi catene di vendita al dettaglio, e i prezzi al dettaglio stanno crescendo, ma stanno crescendo su scala globale. Insomma, l'inflazione è alle porte, e questo deve far riflettere, perché l'oro, il gold, è il bene antinflazione per eccellenza. Al di là dell'aspetto tecnico, quindi io non credo
che l'oro andrà così giù, anzi, ti dico la mia, me l'aspetto più alto rispetto ai livelli attuali per la fine del 2018.